cosa. È con grande gioia e commozione che le rivolgo il saluto di benvenuta. La sua scelta di muovere i suoi primi passi di vescovo di Como, incontrando le persone che vivono l'esperienza della malattia, della solitudine e dell'emarginazione in un santuario del Sacro Cuore, è per noi il segno della vicinanza del suo cuore, di pastore e di padre di questa chiesa di Como, al cuore di Gesù, che in questo santuario è venerato, condividendo la sua predilezione per i poveri, gli ammalati, i piccoli. Grazie, vescovo Oscar, di questa sua scelta, perché è un richiamo forte a tutti noi, che la carità sta al centro della missione della Chiesa, che l'attenzione agli ultimi, ai poveri, a chi nella vita rimane più indietro, non è una moda di questi tempi o la passione di alcuni della Chiesa, ma è il cuore del Vangelo stesso. Il nostro tempo è fortemente provocato da tentazioni di difesa e di chiusura di fronte a bisogni e necessità che si presentano in forme e misura forse mai sperimentate finora. La nostra città, questa nostra stessa opera, è continuamente sollecitata nella sua capacità di accoglienza. Nell'accoglierla oggi come nuovo pastore, le chiediamo di esserci maestro e guida nell'essere chiesa che rivela al mondo il cuore e il volto di Dio. Don Guanella volle questo santuario come centro e anima della sua opera di carità. Con lui qui è venerata anche la sua Chiara, la beata sua Chiara Osata. Sono santi che insieme a sua Giovannina Franca fanno parte della storia della Chiesa di Como e ne esprimono la vivacità e la santità, indicandoci la via evangelica dell'unico pregetto dell'amore di Dio e del prossimo. Alla loro intercessione vogliamo affidare l'inizio del suo ministero episcopale qui, nella sua diocesi, che tutti noi accompagniamo con grande affetto e nella preghiera. Grazie. Vi saluto tutti con gioia. Sono molto lieto di essere qui tra voi questa mattina e di aver scelto tra gli appuntamenti importanti e prioritari quello dell'incontro con voi. Perché? Perché il Vescovo deve insegnare agli altri il Vangelo vivendolo lui per primo. E il Vangelo mi richiama a quelli che sono le persone più amate da Gesù, quelle che lui cercava, quelle che lui incontrava, quelle che lui guariva, quelle che lui benediceva, quelle che lui sanava. Sono i piccoli e i poveri. Sono al cuore e al centro del Vangelo. E allora venendo qui mi metto alla scuola di Gesù e anch'io imparo da lui, mite e umile di cuore, ad essere vicino, a prendermi cura attraverso i sacerdoti, le religiose, tutte le persone che vi assistono, di voi, in modo tale che non vi sentiate ai margini, non vi sentiate persone scartate dalla società, ma vi sentite accolte, sentite piene di tenerezza, di benevolenza, di attenzione da parte di tutte quelle persone che si adoperano per voi. Lo fanno nel nome di Gesù, a partire da quell'insegnamento forte e grande che noi abbiamo avuto in San Luigi Guanella e nella sua discepola, sua Chiara Osata. Una chiesa allora rappresentata da due santi della carità che testimoniano però la carità di tutta una chiesa che è coinvolta a servizio dei piccoli, dei poveri, degli ultimi, degli emarginati, degli abbandonati, degli esuli e dei profughi.
Quindi siamo all'interno di una grande tradizione che vogliamo continuare e sviluppare, proprio perché il segno della carità di Don Guarella prosegua non solo nei suoi figli diretti, ma in tutti noi che siamo anche noi figli di questo grande uomo della nostra terra, della Marcianella. E allora io nel nome del Signore vi benedico, vi porgo il mio augurio di pace e di gioia, che voi vi sentiate accolti dall'abbraccio del Signore e dalla tenerezza di Gesù, come una carezza che vi giunge attraverso di me nel nome del Signore a tutti voi. Diciamo insieme però una preghiera in cui, preghiera del Padre nostro che ci richiama a questa grande esigenza di fraternità tra di noi, proprio perché guidati e animati da un unico Dio, il quale ama tutti noi essendo nostro Padre. Padre nostro, perché
voi siete molto preziosi agli occhi e al cuore di Dio, e perciò anche al nostro cuore. Ed è il Signore che vi manda per insegnare a noi come diventare buoni, ossia accoglienti, rispettosi, pronti alle necessità dei fratelli, attenti ai loro drammi e al loro dolore. Ciascuno di voi viene da una storia molto difficile, molto impegnativa, avete tanti drammi alle spalle, tanta solitudine e alle volte anche persecuzione e fallimenti. Avete la prova però che non siete soli, qui ci sono tanti volontari che vi sono vicini, che vi sostengono, che vi incoraggiano, a nome di una comunità cristiana che vuole essere accogliente e che mette al primo posto i poveri. E allora ringrazio anche loro per la loro attenzione, per la loro delicatezza. Non vorrei che fossero questi semplici dipendenti i quali agiscono da tecnici. Sono delle persone che, pur svolgendo compiti diversi, lo fanno però con quella tenerezza di fratello che caratterizza lo stile del discepolo di Gesù. E allora avanti, cercheremo di unirci insieme, di unire tutte le forze possibili, perché anche per noi non è facile un impegno, una testimonianza, un servizio con queste emergenze così diffuse. Cercheremo di fare il nostro meglio perché voi vi sentiate veramente delle persone amate da Dio. E allora viviamo insieme la festa di Cristo risorto in questa giornata in cui noi cristiani celebriamo l'attesa del Signore che viene nell'Avvento. Buon cammino a tutti, e certamente è il primo incontro, ma non sarà l'ultimo. Perché tutto quello che riceviamo è un dono della provvidenza del Signore. Noi ti rendiamo grazie, Signore Onnipotente, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon appetito a tutti. Grazie.